Vai. Avvocato, una delle cose che i nostri clienti chiedono di più è la tutela patrimoniale. Ahimè, ahimè signori, qua piango sul serio, non posso piangere perché guido, però la tutela patrimoniale è veramente un grandissimo problema. Una cosa ben seria. Tutto italiano, proprio perché così. All'estero è un problema che neanche si pone, perché nessuno all'estero, nei paesi civili ovviamente, dell'Europa occidentale, ma anche orientale, dell'estremo oriente, si pone il problema di avere un patrimonio personalmente intestato. Nessuno ce l'ha. Nessuno ce l'ha perché gli accadimenti della vita possono essere tali per cui uno può avere problemi di ogni genere e tipo. Nessuno vuole avere problemi, ma se i problemi ci sono, dopo diventa molto problematico, scusatemi la cacofonia, risolverli. L'altro giorno, ho ricevuto un cliente che mi diceva: voglio tutelare il mio patrimonio e ho l'agenzia di entrata che mi ha messo l'ipoteca sul capannone. Cioè, scusate, cosa puoi fare per tutelare il patrimonio di uno che ha l'ipoteca giudiziaria sul capannone? Ovviamente nulla, questo mi sembra scontato, no? Troppo tardi. Però credetemi, la maggior parte delle persone che si rivolgono allo studio per la tutela del patrimonio sono in queste condizioni, o hanno la cartella esattoriale dell'agenzia di entrate, o hanno il pignoramento già fatto, o hanno una causa in essere contro il dipendente, contro qualcheduno che li vuole giustamente avere dei danni, e quindi se in quel momento uno fa un qualche cosa per tutelare il patrimonio rischia anche di commettere un reato penale gravoso, sia l'inosservanza fraudolenta al pagamento delle imposte, sia l'inottemperanza dolosa del giudice, articolo 388 del codice penale. C'è cose che non si fanno nel nostro studio, non facciamo fare reato. Quindi a tutte queste persone gli si dice no. Paradossale poi il caso di quelli che vengono e ci dicono: abbiamo il capannone che è intestato la società sta fallendo, portiamo la società all'estero in modo tale che il fallimento venga fatto. Non entro nel dettaglio delle cose, ma tutte queste cose qua sono dei reati e noi non ci prestiamo ai reati, ci prestiamo invece a tutelare le persone intelligenti. E la persona intelligente che cosa fa? Punto interrogativo, lo sapete meglio di me, il vecchio detto: prevenire è meglio che curare. Certo, certamente. Sì. Allora, quando uno inizia un'attività economica, patrimoniale, finanziaria, professionale, ma anche da dipendente, quando uno diventa in grado di andare a vivere da solo con magari una moglie, dopo parleremo della moglie, e con un figlio o 2, 3, 4, 5, 6, deve capire che da quel momento la sua vita è cambiata ed è a rischio. Certo. Essere a rischio cosa significa? Che un qualunque accadimento patrimoniale, ma fosse anche un mero incidente stradale dove la vostra assicurazione non copre massimale il danno della controparte, a chi credete che richiedano i soldi? Certo. A Barabba penso che chiedono a voi, no? Certo. Se noi abbiamo il figlio piccolo, butta un vaso sulla finestra, basta uno, a chi chiedono i soldi? A voi. Spero che siate assicurati per questi eventi. Non faccio l'assicuratore, però caldeggio sempre il fatto di fare delle assicurazioni. Quindi bisogna che uno si presenti davanti al mondo in maniera tale da essere onesto, solvibile, serio, ma non in grado di essere pignorato e espropriato dei suoi beni, che devono servire al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia e dei propri eredi. Questo è di preziosissima importanza. Certo. Pensateci bene, sempre. Volete aggiungere qualcosa? Sì, no, stavo pensando, mi conto dire che il tempo è dell'importanza più assoluta, perché poi dire ho un bisogno ora è troppo tardi. Pensare a delle cose importantissime come questa di gran lunga prima che accadano, quindi è come l'assicurazione, non la prendi ora perché hai avuto un incidente oggi, la prendi ovviamente perché pensi al tuo futuro e a come tutelarti. Quindi ripeto, il tempo è importantissimo, è una questione che la si affronta pensando appunto al futuro e tutelare il futuro della tua famiglia e quello di te stesso. Tenersi un patrimonio intestato facendo un'attività professionale o imprenditoriale è suicidario, sì. Perché in un qualunque momento
ma non per colpa dell'imprenditore, può capitare, cioè in linea di massima, anzi sempre i debiti vanno saldati, su questo non c'è dubbio. Però se uno ha un accadimento sfortunato, non voluto da lui, ti rovini per che cosa? Cioè, sì, scusatemi, sì. Cioè, il patrimonio va tutelato, perché uno solitamente ha dei figli, ha degli eredi, ha qualcheduno. E su questo entro nel fatto del matrimonio. Matrimonio è patrimonio, mi sono parlato di alcune cose. E qui fare, sposarsi, scusa, ti ho interrotto. Scusa, nel prossimo video facciamo matrimonio, ovviamente, matrimonio. Certo, voglio fare un breve accenno. Sposarsi è molto più rischioso che un'attività imprenditoriale, perché quasi il 75% dei matrimoni finiscono in separazione di divorzio. E nel 99% dei casi all'ex marito tocca andare la casa, tocca dare gli alimenti, ai figli vanno sempre dati gli alimenti, guai pensare che vanno dati gli alimenti ai figli. All'ex moglie, già qua abbiamo qualche cosa da ridire, sul fatto di dare gli alimenti o meno, magari lavora in nero, magari un altro uomo che provvede per lei. Certo. Si possono fare le cause, possiamo discutere, ma io non mi occupo di divorzi, mi occupo di tutela patrimoniale. Quindi se ci si trova nelle condizioni di essere nudi nel momento della separazione, è sicuramente meglio che non essere ultra possedenti. Le maniere ci sono e vi parlo solo di cose legali, legittime, ammesse dall'ordinamento nazionale italiano, ammesse dall'ordinamento della nazione nel quale si andrà a fare la tutela patrimoniale. Di cose illegali non ve ne parlo e mi ribadisco il concetto, per l'esempio, ciò che è legale è etico. Io non voglio sentire storia, non va bene, qua fai questo, fai quell'altro, no, ciò che è legale è etico, su questo non si discute, il resto non mi importa. Proprio. Quindi pensate la differenza fra l'avere il proprio patrimonio salvo per sempre e l'averlo alla mercé di tutti quanti. Io credo che valga la pena investire in conoscenza, in sapienza e soprattutto in prevenzione. Come ha detto giustamente Gustavo prima, se ti assicuri perché pensi di romperti una gamba e non poter andare a lavorare e vuoi avere lo stesso i tuoi income, non lo puoi fare nel momento in cui la gamba l'hai già rotta, perché allora fai una truffa all'assicurazione. Esatto, esatto. Quindi fai le cose con grandissima prevenzione e sperando fra l'altro che non si verifichi mai l'evento per il quale tu devi poi mettere in atto le tutele patrimoniali che hai fatto preventivamente. Si spera che non accada mai, ma se accade l'hai fatto e quindi puoi dormire sonni molto più tranquilli di colui che ha tutto alla mercé del creditore o di chiunque un domani si svegli e voglia dei soldi da te, a partire dalla moglie a finire dall'agenzia delle entrate. Un saluto caro e un abbraccio a tutti.